Partiamo con i voti. Anche qui dovrei andare sono un po' in controtendenza. Però faccio partire prima voi. Gio che voto hai dato tu. Io ho solo e okay. 7 Sette meno, Cesario. 7 meno. ok, Filippo. Io non ne ho idea. Cioè? <ride> io non so ah, che non idea, no? al mercato, no, io non so no. Io non ne ho idea che, che, che voto dare al mercato da vanta. Perché cioè, veramente è stato proprio tutto un calderone, cioè, no, ovviamente cioè, non, non vorrei essere frainteso. Cioè, ampissimamente sono sufficienti sufficienza se proprio dovessi dargli un voto. Soltanto che è stato difficilissimo stargli dietro. Cioè, un paio di giocatori che hai nominato, cioè, eh, cioè, ho avuto il blackout di oddio, Questi quando sono arrivati, però, no, cioè, mm. vi dico sette Così, però, è stato strano, tanto strano, ancora una volta, sono quello con la manica più larga perché ho dato 7 più, comunque sapevo che magari se è stato l'intorno volevo comunque essere quello più alto 7 meno, 7 meno, 7, 7 più Vabbè, comunque bene o male in realtà abbiamo dato più o meno gli stessi voti anche qui Sì, sì eh, no, beh, io se vuoi il meno te lo posso, cioè, ti posso anche spiegare no. rapidamente cosa è contenuto all'interno di quel meno eh, da un lato quadrato, ne abbiamo parlato cioè, non è un giocatore mh, sinceramente non, non me lo spiego poi per carità ci smentirà però il quadrato attuale non so cosa può portare alla, sinceramente all'Atalanta, non è un profilo d'Atalanta a livello anagrafico anche soprattutto, poi è chiaro che il quadrato di tot anni fa era un profilo che invece sarebbe incastrato benissimo eh, paradossalmente e poi anche il mancato arrivo eh, di un'alternativa di un a Reteghi, perché è vero che Gasperini ha in mente di Uh, non so, lavorare con Zaniolo secondo me anche De Kedler in alcune circostanze può sostituire, chiaro che sono caratteristiche diverse, può fare diciamo il falso riferimento quindi permettere anche poi all'Atalanta di ruotare un po', un po di più i giocatori alle spalle della punta, che sono tanti e avanzando appunto il Belga, però non lo so, Zaniolo è un punto talmente interrogativo, una scommessa che poi stesso Gasperini ha definito in conferenza uh. e non ha, insomma, è stato abbastanza pessimista, Voglio dire sono parole sue eh, sì, secondo me ha voluto fare un, un po' la un situazione a scamacca, sì, sì. cioè voleva stimolarlo un po' anche. Probabilmente anche sì, c'è anche quel discorso lì, però mm. sai, comunque sì, me non no. è, un, è un giocatore... Cioè non era per stimolarlo, perché comunque parlavamo degli infortuni, quindi cioè, io lì ci ho visto un sì, po' Però di... non lo che non c'era anche una una critica all'atteggiamento magari cioè, vuole, vuole, vuole uno, uno zaniolo diverso durante, durante gli allenamenti magari non ha ancora visto il giocatore che vuole eh, lì, lì con scamacca ci sono secondo me dei punti di ci possono essere dei, dei punti insomma di connessione perché comunque tante volte è stato richiamato anche scamacca proprio per una passività in partita magari durante la settimana zaniolo così proprio a sensazione anche lui non mi sembra mi sembra un profilo di questo tipo qui poi è normale, gli infortuni alla fine cioè, poco hanno a che fare con, con l'atteggiamento. Nel senso che se, certo. se tu non hai a disposizione, cioè, se ti però, fai male ti fai male, voglio dire. Non lo so, io ci ho poco, visto tutto, quella roba. Là, ci ho visto quel, diamo una svolta subito, immediata, perché mi servi, cioè, non lo so, come messaggio al giocatore. Anche se poi chiaramente la situazione fisica è indipendente da, da, da lui. però mentalmente se ti fai male, magari l'allenatore dietro a quel, quell'incipit lì magari ritorni con un'altra mentalità rispetto a una più spaventata non lo so più Può anche essere. però Comunque... fatto sta che tu per lavorare, per lavorare con, con un giocatore eh, in questo caso, caso specifico Zaniolo prima di tutto devi averlo a disposizione se tu non lo certo, hai a disposizione certo, con continuità e non puoi durante la settimana insomma quando hai la possibilità provare a farlo giocare, insomma, cioè inserirlo nel sistema come centravanti e non come seconda punta, certo. insomma, non... infatti... quindi secondo me, secondo me la ciliegina è mancata, cioè poi per questo non mi spiego per la cessione no? di Touré, la cessione anche di Touré, poi mm. magari... Lì. Credo c'è anche una volontà forse, sua, non lo so. Non lo so, forse sì, forse non voleva fare solo l'alternativa. Forse un no, capisco. Io avevo letto che era stata una non volontà del diciamo, calcio: il rapporto non è decollato, eh, sì. Però manca, secondo me, un'alternativa un a Reteghi. Che giocherà ma sì, parte delle partite, però tutte mi sono... sembra complicato. Sono d'accordissimo per questi due motivi che hai dato, quindi reteghi alternativa e quadrato, perché comunque un giocatore non dà talante, e soprattutto che ti limita un po' la crescita di un giocatore. L'ho ripetuto più volte, però lo rispiego magari per chi la prima volta che, che ci sente parlare di questo aspetto qui. Che ti limita magari la crescita di un giocatore come Palestra, che puoi inserire maggiormente, che insomma in queste prime uscite ha mostrato di essere pronto, mentre quadrato è un giocatore con tanti problemi, comunque 35-36 anni, non è più il giocatore che è stato un tempo, quindi. E ci aggiungo un terzo problema, a questo punto siamo partiti dalle cose negative, che è un po' il ritardo ne nelle operazioni di mercato, cioè molte operazioni sono arrivate un po' tardi e questo, questo è un problema anche all'inizio di problema. stagione. Detto questo, se volete invece partiamo, visto che molti invece sono negativi sul mercato dell'Atalanta, parto con gli aspetti positivi, con quello che mi è piaciuto, il motivo per il quale ho addirittura dato un voto, credo il voto più alto dato finora a tutti i mercati che abbiamo analizzato. E... Sì, credo di sì perché sì, ieri si parlava, si parlava di Napoli 7, ma perché non mi era, Napoli mi ha fatto sorcernare su Lukaku, vabbè. E, partiamo allora. Allora, il discorso è che sono stati presi tanti giocatori di prospettiva, che possono crescere secondo me tantissimo, ma in, in alcuni casi già adesso ti, da, ti danno delle garanzie. Eh, facciamo degli esempi concreti. Bellanova, per me, vabbè, a parte Bellanova ho fatto delle lotte clamorose. A, a ritroso potremmo dire Stravinte, caro il mio Filippo <ride> su Bellanova, e... io mi, io mi, mi accodo, cioè io c'ero <ride> perché mi accodo il mio difensore di Marotta su, su operazione Bellanova che viene dato via, e, no? Bellanova comunque è uno dei migliori esterni che, che ci sono nel campionato italiano, a, soprattutto come quinto e per proprio perfetto per la Tanta. Forse è il miglior colpo, considerando eh, proprio come si può incastrare. E ancora non l'abbiamo visto quindi è un, sicuramente una, un, un giocatore da considerare. Eh, Kusunu è un giocatore che comunque anche lo stesso Godfrey che è un po' un caso adesso però sono giocatori che metti in più in difesa che ti servono perché mh, chiaramente hai la necessità di svecchiare un po' il reparto di mettere dei giocatori in più adesso ci sono stati tanti problemi fisici infatti li sta pagando l'Atalanta e sono Kusunu può essere un giocatore di prospettiva anche lì se se dovesse andare male perché per una serie di motivi non piace a Gasperini, non funziona, eccetera. L'hai comunque preso con diritto di riscatto. Quindi, male che va, lo rispedisce al mittente. Uguale Zagnolo. Eh? Cioè Zagnolo se dovesse andare male con gli infortuni. Pazienza. Um, Samazic, cioè, secondo me, è un giocatore che molto sotto, si sottovaluta molto. Cioè, secondo me non si ha idea di quanto potenziale abbia questo ragazzo. Qua. Secondo me, veramente può diventare un giocatore forte, forte, forte. Che e già in queste prime uscite mi è piaciuto con l'Atalanta in difficoltà con l'Atalanta che non girava per una serie di motivi comunque mi è parso un giocatore interessante cioè non mi è parso un giocatore interessante lo, lo conosciamo per questi anni che abbiamo visto a Udine però mi è parso un giocatore anche di, di personalità, cercava sempre il pallone, uno che insomma non si nasconde e se, ci, se questa cosa ti riesce quando le squadre vanno in difficoltà, figuriamoci quando le cose girano eh, lui ha predicato nel deserto a Udine in questi anni perché insieme a pochi altri giocatori perché insomma la squadra rendeva come rendeva giocava malissimo e quindi secondo me in un sistema come l'Atalanta come ho già detto in passato può fare ancora meglio eh, quindi tutti poi c'è anche il discorso, ad esempio, dell'infortunio di Scamacca e sei è stato bravo nell'avere nell una risposta pronta e immediata con reteghi, poi vabbè, per me è un mio pupillo, quindi a me piace tantissimo reteghi. però su questo ha iniziato bene, vedremo poi se si confermerà un giocatore da grande squadra o no. E, e poi è avuto spesso sei stato molto bravo nel chiudere velocemente le trattative, eh, che è una cosa non da poco, <coughs> che, che sei riuscito a fare, eh, nonostante cioè, paradossalmente eh, sono arrivati dei colpi in ritardo ma quando poi è deciso di chiudere su una trattativa si è riuscito a chiuderlo in breve tempo, quindi credo più che altro sia stato un, un problema di eh, organizzazione, non so se è anche limitato dal discorso della cessione di Copmainers, eccetera, però sta di fatto che eh, i colpi sono arrivati tardi, ma poi quando, cioè Bellanova ad esempio è arrivato tardi come, come acquisto sulla fascia destra rispetto a quando si, si pensava potesse arrivare un esterno destro, però quando hai detto prendo Bellanova l'hai preso in pochissimo tempo, quindi diciamo pro e contro sulle tempistiche e tutto questo come sempre in maniera economicamente sostenibile con la filosofia dell'Atalanta più altri colpi che non ho citato c'è Brescianini un altro giocatore interessante che metti dentro insomma poi vabbè Rui Quadrici dovrà fare la riserva guardato l'abbiamo detto però per il resto secondo me è un mercato super interessante considerando anche che scusami e chiudo l'unico giocatore veramente titolare che perdi è l'unico giocatore che eh, rispetto a, a tutti gli altri che, che hai perso che è veramente è da considerare è con Mainers perché tutti gli altri Milan, Burr, Touré, Musso, Palomino, Bacchera, dopo Holm sono tutti giocatori su sui quali hai fatto un upgrade quindi sinceramente per questo mi è piaciuto molto il mercato dell'Atalanta e poi un'altra cosa c'è da aggiungere ma prima faccio parlare di Cesario se c'è perché lo sto vedendo laggante Vabbè, anzi, no, chiudo la io in, realtà, di... io in realtà vi vedo bene. Se vi, mi vedete la gara tolgo la videocamera, tanto mi vedete Vabbè. voi stesso. Vai, togli e parla, togli e parla. Allora no, mi sentite? No, innanzitutto, qui in realtà sta per venire un diluvio assurdo, cioè, proprio, è previsto anche un calo di temperatura di 8 gradi 5, Ma Comunque, io ritengo che il mercato dell'Atalanta sia stato un mercato uno a uno, nel senso che l'Atalanta è andata a prendere. I giocatori che per caratteristiche sono funzionali all'Atalanta, nel senso che l'incursore lo hai comprato come Pasalic e ai Brescianini, l'esterno insomma tutta fascia, propulsivo, lo hai comprato ed è appunto diciamo bella nuova. Hai preso il calciatore che ti andrà a sostituire Coppe Menes per, per sia esperienza, perché comunque parliamo di uno che ha fatto la gavetta anche come uomo di esperienza nelle squadre piccole, sia per qualità, nel senso che è Samazic che può giocare tanto arretrato quanto avanzato. Hai preso comunque buoni difensori dietro, andando a puntellare un reparto che l'anno scorso era veramente molto corto e si è dovuto correre i pari già a gennaio con Hien, cioè Kusumu e Godfrey, che secondo me sono due giocatori duttili, interessanti, tecnicamente validi. Hai preso comunque il, il, colpo, di, il colpo di teatro del mercato dell'Atalanta, passa per il riscatto di Dechetelare, cioè quello è rotto, quello, quello è un colpo comunque diciamo importante, è un giocatore che ormai è il centro, il fulcro, eh. Filippone insomma non piange eh, hai due le che secondo me nel, nel diciamo nelle, nelle gerarchie dell'Atalanta può essere interessante anche col ritorno di Scamacca quando i due potrebbero giocare vicino, cioè, insomma, è un attaccante puro, è un attaccante che sa giocare davanti, che sa segnare, la porta la prende. cioè un con tutto il bene che c'è, i limiti tecnici, perché non è ai livelli di Scamacca, ma è un attaccante che, se metti in condizione e l'Atalanta è brava a mettere in condizione le punte, ti segna 15 gol in stagione e te ne può fare pure di più. Mi passano, diciamo, un po' meno, diciamo, sotto il naso, a livello di gusto, di, 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 diciamo, di, di piacere, gli acquisti di ripatrizio e di appunto quadrado Nel senso che uno è marcio, proprio marcio marcio, marcio <ride> e per come la vedo io è marcio pure dentro. L'altro è una, posso, quello che posso dire è che, se, che, in champions, essendo un giocatore di esperienza, fa comodo. Quindi non voglio nemmeno dire tante cose negative su Ripatrizio per quanto mi piaccia. però aspettate che passa la pegarra. <ride> vabbè Rui Patricio spero più che altro che insomma, passato, mi, mi fa eh, pensare a sperare che giochi 50 partite carne secchi avete, da... avete sì, sì diciamo mm. l'andazzo è quello uh, l'avete già detto insomma passa tutto sul fatto che ti manca una punta però appunto diciamo Zagnolo, secondo me può far se messo in condizione e l'Atalanta mette in condizione e se appunto le sue condizioni soprattutto atletiche sono favorevoli sono buone passa l'intero diciamo mercato dell'Atalanta nel senso che per mezzagnolo è un colpo eh, che, che se dovesse riuscire sarebbe veramente di altissimo livello e quello che posso dire è che comunque l'Atalanta la certezza matematica lo sanno bene loro e lo hanno anche detto se non è deciso a tavolino che non è questo l'anno in cui possono competere per lo scudetto però se appunto questa squadra molto giovane perché è una squadra molto giovane dovesse riuscire a confermarsi anche in champions per me l'anno prossimo potremo vedere dei colpi di mercato molto 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 interessanti e io però dico che comunque è un mercato intelligente è un mercato saggio è un mercato sostenibile sono tutte cose che una squadra come l'Atalanta che ormai è una big eh, possono far comodo cioè per me la batteria destinica all'Atalanta bella nuova Zappa Costa poi non conto tanto ad esempio quadrato è una batteria di che secondo me non è seconda a nessuna squadra della serie A cioè Roma, Lazio, Fiorentina, la stessa Juventus come Tessini, dico proprio di volo o ad esempio diciamo anche l'Inter, cioè, per me ad esempio è una batteria di livello assoluto, però vediamo insomma come andrà a finire, io sono fiducioso sia nei confronti dell'Atalanta sia nei confronti del mercato e questa pausa serviva al Bologna quanto all'Atalanta come appunto diciamo il pane proprio l'acqua nel deserto. Ehm, Sono d'accordo, aggiungo un'ultima cosa che non avevo detto sulle cose positive: che è paradossale, io ho messo come punto positivo del, del mercato dell'Atalanta la cessione di Copp Mainz. Spiego. È chiaro che calcisticamente ci hai perso perché uno, uno dei tuoi migliori giocatori, se non il migliore, cioè, lì poi è una questione di pareri e di soggettività. Però comunque oggettivamente era uno dei migliori. Però l'ho messo dalle cose positive perché. In, nella condizione nella quale ti sei trovata, avevamo già parlato di questa cosa, nella condizione nella quale ti sei trovato a un certo punto, col giocatore che, era che, si che si è messo fuori rosa, la Juve che spingeva, eccetera, eccetera, comunque sei riuscito a venderlo alle cifre che volevi, con le tempistiche che volevi, questo dimostra che ormai sei un grande club eh, in tutto e per tutto e se ci sei riuscito e, mh, e se puoi permetterti queste cose, proprio perché hai fatto una crescita... Eh, costante dal punto di vista mh, anche economico, tutti questi aspetti che noi trattiamo anche per gli altri club in negativo, magari. Cioè, eh, ora, non voglio fare l'esempio classico perché poi sembra sempre una, una, un accanimento contro il povero Giuseppone Marotta. Ma l'Inter, ad esempio, quando doveva vendere Brozovic l'anno scorso, l'ha svenduto, persino agli, eh cioè, sì, si, è fatto pure, si è fatto reagire dagli arabi svendendo Brozovic perché l'Inter non se lo può permettere perché gli serviva di fare la plusvalenza liberarsi dell'ingaggio mentre l'Atalanta non ha nessun tipo di problema da quel punto di vista perché opera benissimo e quindi anche se il giocatore si mette, contro, si mette di traverso con mi le mie condizioni con le mie tempi non mi aspettavo eccetera. ad esempio una permanenza contro voglia di Kopmenes cioè no, uno, quelli, lo cedevano uno di quelli no? a darlo per certo alla Juve inizio, da praticamente inizio. metà mercato se non prima in, diciamo fino a allora fine. io pensavo potesse restare all'inizio perché credevo cioè pensavo non si mettesse di traverso a quel modo cioè pensavo avesse un po' cambiato di idea magari con la vittoria dell'Europa League eccetera quindi volesse rimanere all'Atalanta quindi pensavo a quel punto penso possa, pensavo potesse rimanere all'Atalanta perché semplicemente l'Atalanta non lo voleva cedere, non voleva cedere nessun big e, ehm, e, ehm, e insomma e quindi me se non spingesse in quel senso. Chiaramente la una volta che ha spinto per avanti. la cessione No, una volta che ha spinto per la cessione è chiarissimo esatto. che sarebbe andato via ma, ma la situazione tutti, è cambiata cioè. anche come è cambiata ad esempio nell'atteggiamento di Kalulu quando la Juventus di, di Tiago Motta ha giocato le prime due partite di campionato cioè visto quell'andazzo, visto quella qualità, vista la possibilità di andare in una squadra non solo top ma anche tendenzialmente in rampa di rilancio dopo stagioni negative Kalulu ad esempio ha deciso esattamente dopo mezz'ora della fine della <ride> partita Col, col Verona, cioè, dopo il 3-0, no, forse col Como. Col Como, dopo il 3-0, col Como, e eh, ha detto: eh, il, vado, vado alla Juve, vado alla Juve. La stessa cosa con Menes. Dopo le prime partite, comunque, ha detto: È l'anno giusto in cui posso andare a Torino. Quindi. Eh, per me comunque è comunque un mercato che non si può dire cioè io ho letto delle cose sul mercato dell'Atalanta in cui gente diceva boh non lo so che mercato è, cioè l'Atalanta ha preso ragazzi, ha preso Samazic, ha preso Brescianini, ha preso eh, Zagnolo. Cioè, ha preso, bello, stato, bello, fatto un mercato bello, importante bello, una rosa ampia, giocatori che regalano poi comunque ha tenuto Luckman. non ci dimentichiamo di sto fattore eh? hai tenuto Lukman che voleva andare via, non è andato via, lo hai reintegrato adesso è, cioè, è una cosa importante questa io sono convinto, però, che durante la, il famoso meeting tra Gasperini e insomma, poi la dirigenza, la società, che poi è stato fondamentale per convincere lo stesso Gasperini a rimanere, perché non dimentichiamo che dopo la fine dell'Europa League, insomma, sembrava, sembrava che poi le strade potessero, potessero separarsi, no? che alla fine la vittoria, quel trionfo no? di quella portata lì potesse essere effettivamente l'ultimo atto no? di questo sodalizio. Io penso che abbiano abbiano parlato di scudetto, poi è chiaro, attenzione, non significa però dopo che vinci l'Europa League, se tu vuoi provare eh, cioè. a migliorarti, cosa ti, cioè ti, ti rimane solo la possibilità di poter competere competere per lo scudetto. Non deve nemmeno male che poi una cosa ossessiva per la quale no, poi No, ma non lo per era, non lo era. senza senso. Io dico solo che secondo me però la parola la, la parola che poi tutti hanno parola di pronunciare in quel meeting, in quell'incontro lì, è uscita. Poi è normale che si fa male scamacca, certo. si fa male scamacca, Ma c'è il davvero. discorso, certo. Cop Maners, quindi, anche le tempistiche, no, che alla fine hanno, secondo me, eh, Atalanta ha dovuto un po' conviverci è stata anche un po' sfortunata. Eh, però, certo. nonostante questo, nonostante quindi il mercato, secondo me, che avevano pianificato all'inizio, fosse Voglio dire completamente diverso, però non fosse quello che poi, nonostante poi sia positivissimo quello che poi di fatto è stato, è stato fatto. Eh, comunque l'Atalanta ha, cioè, ha chiuso le operazioni in entrata in tempi record e di fatto poi ha, ha venduto l'unico pezzo pregiato che poi chiaramente sperava di, di tenere, di, di insomma di cominciare a rimanere, l'ha ceduto alle, sue, alle, alle proprie condizioni. Eh, quindi questo secondo me positivo, è possibile il fatto vale. che Atalanta sia, sia, una, cioè, sia una grande squadra poi è normale che non è a livello la non è a livello dell'Inter cioè, questo è ovvio lo sa so, tutti lo sanno però è arrivata ad un punto tale da, eh, dire, da, da poter essere definita grande proprio in questi dettagli qui eh, io sono convinto che, che alla fine se Gasperini è rimasto è proprio perché L'idea era quella di provare a convincere Coppmaners a rimanere, di fare, meno male ecco, di punterare la squadra, quindi di allungarla e di, man di mantenere tutti i giocatori e di provare a, insomma, a competere per lo scudetto. Poi, anche l'anno scorso l'Atalanta contro, cioè ricordo in più di una circostanza, che fu fatto il funerale a Gasperini, alla squadra che è arrivata a punto di, di, di non ritorno, punto di rottura. Poi abbiamo visto quello è successo, come, che è successo che è arrivata a vincere l'Europa League in quel modo lì quindi anche il 4-0 con l'Inter è un 4-0. Che è chiaro che cioè, secondo me anche, certifica anche più la forza dell'Inter. No, più la, cioè, conferma più la forza dell'Inter travolgente che la, il ridimensionamento, la debolezza dell'Atalanta A qui di tempo, Gasperini, perché... certo, quanti cicli di giocatori Gasperini ha cambiato in questi anni? e alla fine è riuscito sempre a trovare la quadra no? Con, ehm, mantenendo più o meno sempre inalterati i principi però poi diciamo adattandoli alle caratteristiche dei giocatori che poi aveva soprattutto quelli che giocano sotto punta che poi quelli definiscono un po' il modo in cui esatto. gioca l'Atalanta eh, quindi ci vorrà tempo ma io penso che anche stavolta l'Atalanta farà la stagione che è sempre fatto che la stagione di alto livello no? poi il, pro, il eh. fatto è che ci è abituato ad una normalità che di base qualche anno fa era straordinaria. No, invece ora diventa ordinaria. Quindi, magari qualcuno si aspetta qualcosa in più. Ma alla fine dovesse anche confermarsi, quindi cioè, lottare per i primi certo. quattro posti, per il quarto posto certo. sarebbe, cioè, certo, Considerando gli investimenti che hanno fatto Napoli, Juve, Inter, Milan, o le squadre che hanno, Napoli, Juve, Milan, Inter, Roma, anche comunque hanno investito molto sul mercato. Cioè, eh, L'Atalanta se va tra i primi primi quattro... Lo aggiungiamo che in cinque, anni, in cinque anni hanno completato uno stadio praticamente da eh. iPhile. Cioè, cioè, a livello societario. Cioè, cioè, eh, quindi queste sono tutte. Allora, club d'Italia, cioè a livello che, incido, società, esatto, club che incidono, ma, da... ma poi con un settore giovanile che funziona. Ormai hanno anche una squadra under 23, cioè, eh, tutto non c'è niente di negativo. E appunto, secondo me, eh, l'Atalanta ha dimostrato che anche in caso di, non, di mancata qualificazione in Europa sono capaci di qualificarsi l'anno dopo, cioè, tranquillamente. Quindi, ormai l'Atalanta che, che lottava per la retrocessione, per la, per la permanenza in Serie A, per me lo possiamo dire non esiste più. Non esiste più la ranta, una forza economica per non finire in una situazione di quel tipo. Cioè, magari ti può fare la stagione, puoi entrare in una nuova banterella, arrivare decima, dodicesima, nona, ottava, però sono sicuro che con questa forza societaria la squadra si prende certo. e, e fa sempre bene. È sempre destinata a crescere maggiormente, poi chiaramente finché ci sarà la volontà da parte della proprietà, poi se dovessero cambiare le cose, chiaramente quello vale per ogni club. E, mh, quindi per me complessivamente poi... Se vai a vedere, è vero che perdi col Menors, ma complessivamente ti sei rinforzato. Secondo me, sei pure più forte dell'anno scorso. Chiaramente, senza considerare il discorso scamacca che hai perso per l'infortunio, perché quello non fa parte dei discorsi di mercato. E, Filippo, non so se vuoi aggiungere qualcos'altro rispetto a quello che abbiamo detto, e... io perché vi ho perso per un paio di minuti perché mi è impazzito il telefono <ride> a causa di una chiamata ricevuta, così quindi. Io cioè, per quello che ho ascoltato io condivido in linea, in linea di massima e anzi c'è anche appunto perché l'ultima partita dell'Atalanta con 4-0 contro l'Inter che però appunto all'Atalanta mancava un sacco di gente, gente che arrivava all'ultimo, poi Gasperini ha sbagliato perché ha fatto giocare solo 10 minuti al Principe quindi telecicli <ride> perchi fondamente, quindi alla fine... Eh, no, l'Atalanta, secondo me, farà cioè se nel caso, secondo me, ehm, cioè, bisogna vedere che, quale sarà l'andazzo della squadra di cui andremo a parlare dopo. però comunque, l'Atalanta cioè, non la vedo più giù del quinto posto. Anche se comunque è una rosa che è, che è stravolta, perché comunque anche Reteghi, sì, è arrivato Reteghi, però in una situazione di emergenza, perché appunto eh, Scavacca, purtroppo, si è disintegrato il ginocchio. quindi eh, io, cioè, io, sono sempre, io sono sempre positivo nei confronti della sempre, cioè, anche veramente, non lo so, dovesse succedere qualsiasi cosa in ambito sociale, così, eccetera, cioè, comunque l'Atalanta ti dà sempre quella sensazione di positività perché è proprio compatta. l'Atalanta, l'Atalanta è compatta, non lo so, io sono entrato a Starvalando.